Amici di GRP, la più cordiale buona serata da Beppe Rasolo in studio qui a Torino per una nuova puntata di Vivi in Piemonte. E naturalmente se la settimana scorsa abbiamo parlato del 2018 come l'anno del cibo, verrebbe da dire che questa seconda puntata dell'anno è dedicata al divertimento, o per meglio dire al carnevale. Insomma, parola che deriva dal latino carnem levare, eliminare la carne non è una festa vegana, come potremmo naturalmente immaginare, perché però indicava il banchetto che si teneva l'ultimo giorno di carnevale, martedì grasso, subito prima del periodo di astinenza e digiuno della quaresima. Quest'anno è particolarmente anticipato e quindi noi siamo qui con dei pregiati ospiti che ci racconteranno alcuni dei più importanti, comunque, carnevali piemontesi. Allora, andiamo subito a presentare i nostri ospiti, cominciamo alla mia sinistra con Vito Gioia, che in questo caso rappresenta uno dei più antichi storici carnevali, il Carnevale Storico di Santià. Buonasera Vito. Buonasera, sì, è più antico, il più storico, risale al... Ma non diciamo niente adesso no. Solo la presentazione, poi dopo, e se no, se scopriamo tutte le carte adesso, poi dopo il pubblico... Mi sento un po' una mummia. E poi proseguiamo alla mia destra con Davide Mindo dell'Associazione Arancieri Scorpioni d'Arduino, quindi Ivrea. Sì, buonasera, Ivrea la bella. Esatto. E poi proseguiamo con Italo Iuorio, presidente della Proloco di Torino e quindi la capitale sabauda con il suo carnevale. Buonasera. Allora, ti ho interrotto Vito, quindi ti ridò subito la parola perché voglio capire qual è lo spirito che anima il carnevale. È uno spirito, dicevo, molto antico, i documenti risalgono al 1093, antica società fagiolesca. Lo spirito del Carnevale di Santià è particolare, da vivere. Io invito tutti, chi non l'ha già fatto, a venirci a trovare, perché parte da molto lontano. Quindi la cosa particolare, al di là della parte che riguarda le sfilate, noi ne abbiamo poi tre, una notturna bellissima lunedì sera, una la domenica e la terza il martedì, e questa cosa della fagiolata che ha dei numeri incredibili, perché, guarda, per non sbagliare li leggo, perché sono... Sì, tra l'altro poi noi vediamo le immagini dell'anno passato, insomma. 20.000 razioni di fagioli che vengono distribuite gratuitamente alla cittadinanza, quindi 150 grandi caldaie, inizia tutto alle 5 del mattino, dove partono i pifferi e svegliano, insomma, tutto il paese. E verso mezzogiorno ci sono la bellezza di 300 camerieri che servono le porzioni alla cittadinanza. Cittadinanza che arriva con le pentole, con i pentoloni per portarsi a casa. Questo è un po' lo spirito del carnevale, che fa tanta unione e è riuscito negli anni a diventare sempre più grande, a diventare una vera e propria attrazione turistica. Quindi abbiamo nelle giornate che riguardano il carnevale tante persone che vengono da Torino, da Milano. Abbiamo avuto gente negli anni scorsi che arrivava da Roma, dal Friuli, vabbè, abbiamo addirittura un'area camper che può ospitare 400 camper, quindi diventa proprio una maniera per fare vacanza. È un'opportunità turistica. Un'opportunità turistica. Qui è stata molto brava l'amministrazione, io ringrazio il sindaco Angelo Cappuccio, l'anno scorso inventarsi questa cosa di legare il carnevale col cibo, e quindi in Corso Nuova Italia, che è la parte centrale, quella con i negozi, vengono ospitati una ventina di operatori selezionati di street food che legano quindi il cibo fondamentalmente alla parte turistica. È avuto molto molto successo. Quest'anno la seconda edizione, quindi la possibilità di assaggiare anche prodotti nazionali e internazionali. Quindi la gente arriva prima, mangia e poi guarda. E poi si diverte. E poi si diverte. Senti Davide, invece Ivrea, cioè lo spirito, la filosofia che sta alla base del carnevale, qual è? Anche in questo caso ovviamente sicuramente il divertimento e l'opportunità turistica. Assolutamente, è anche un motivo di socializzazione. Diciamo che è parecchio complesso il carnevale di Ivrea, perché ha una componente storica che richiama appunto la storia medievale della città e anche un po' dell'Italia. Perché bene o male rappresenta e identifica un'epoca che riguarda appunto il nostro paese più in generale. E poi vi è una componente più ottocentesca legata allo Stato Maggiore dell'esercito napoleonico, quindi un periodo altrettanto importante della storia d'Italia, per poi arrivare alla cosa più forse eclatante rispetto ad altre manifestazioni sicuramente storiche. Ne approfitto per chiederti, questi cappucci rossi cosa servono? Ecco, è il famoso berretto frigio, è una sorta di
così scudo per evitare di incappare in quello che è il terzo elemento, quello che deriva dal dopoguerra in avanti, anche se fonda anch'esso radici nell'Ottocento, la battaglia delle arance. Chi indossa quel berretto frigio, ma solo quello, diciamo ha non una si becca l'arancia, infatti. Non si becca la, diciamo, non volutamente lanciata, certo. Poi non è che sono telecomandate le arance. No. Io rappresento appunto una delle squadre, la gloriosa squadra, sono un po' campanilista, ecco. Ma in questo caso hai terreno fertile, ecco. Perché sei davanti alla telecamera, puoi dire tutto quello che vuoi. Intanto gli Ivrea non ci uccidono, stai tranquillo. Sì, poi intanto devo ritornare a Ivrea, in qualche modo. Beh, dicevamo, la gloriosa squadra degli Scorpioni d'Arduino, una squadra giovincella, diciamo, ma con esperienza, 52-53 anni di battaglie, nata da un gruppo di ragazzini che voleva partecipare a suo modo al carnevale, alle prime battaglie delle arance. È un modo per socializzare non solo durante i giorni di carnevale, dove ci sono chiaramente turisti, curiosi, simpatizzanti, e diciamo l'attenzione anche dei media per quanto riguarda il concetto battaglia, perché si pensa sempre, oddio, la battaglia è un qualcosa di particolarmente cruento. Beh, diciamo, è una battaglia, ma la battaglia la si fa tutto l'anno per organizzare al meglio quei giorni che sono il culmine e segnano la fine e il nuovo inizio, nella speranza di un nuovo carnevale ancora più bello, ricco di emozioni. Ecco, queste sono immagini suggestive. Diciamo, anche molta slow motion che dà un'immagine, diciamo così, proprio della tipicità di questo. Assolutamente. Fronte. Ecco, per campanilismo stiamo inquadrando la squadra che sarebbero i cugini, tipo Toro e Juventus. Ecco. Beh, quindi un derby quindi sarebbe. Il derby, perché le piazze sono tendenzialmente divise in due certo. Fazioni. Poi ecco, gli Arduini sono quelli di gialli, giallo-verdi, che prendono i colori dalla chiesa di San Salvatore. Il simbolo dello scorpione è invece il simbolo appunto della città di Ivrea. E la nostra squadra ha il vanto di aver iniziato per prima l'imbandieramento della città, il fatto di dipingere la piazza di Tiro con dei grandi disegni che fossero suggestivi e carichi di non solo gogliardia, ma anche proprio appartenenza, un senso di appartenenza. È quello che dicevo, durante l'anno la squadra puntualmente si ritrova con feste, iniziative, ricorrenze. Diciamo che questo poi fa parte della preparazione su cui volevo andare. Invece volevo dare la parola anche a Italo perché ci raccontasse un po' lo spirito che anima il Carnevale di Torino, magari forse meno conosciuto rispetto a Ivrea, ma che comunque c'è sempre una grande preparazione dietro anche quello. Senza dubbio sì, cioè la preparazione è quella tipica di chi organizza i carnevali, però con un taglio giustamente un po' diverso, perché essendo il carnevale di capitale, Carnevale di Torino, noi diciamo un carnevale di capitale, perché Torino è stata capitale, quindi anche la capitale aveva il suo carnevale. E ricordo che tanti anni fa, proprio chi di noi ex bambino degli anni 60, quindi ricordando il grande carnevale di Italia 61, cioè dell'anno del centenario, chi di noi l'aveva visto ha ricordato questo grande evento che sembrava Viareggio di oggi, in verità no, era semplicemente un grande carnevale fatto con grandi mezzi, con grande partecipazione. E poi, ricordando da bambini, chi di noi era cresciuto in Borgo Vanchiglia ricordava Piazza Vittorio, ma tutta la città ricordava questo grande Luna Park del Carnevale, che un tempo era in Piazza Vittorio, occupava tutta la piazza ed era il luogo dove si andava tutti nel periodo di Carnevale. Proprio ricordando questo, ci andammo dall'allora assessore alla cultura, professor Alfieri, e chiedemmo all'assessore: ma perché non si organizza nuovamente il Carnevale inteso proprio come sfilata? L'assessore Alfieri fu gentilissimo e disse: come no, questo è molto importante, perché il Carnevale per noi è anche cultura, tradizione, non è solamente, diciamo, quindi folklore, divertimento, ma c'è questo aspetto legato alla figura di Gianduia Giacometta, quindi una delle maschere leader delle maschere italiane, e poi legata proprio alla storia di Capitale. Quindi ci fu subito un'attenzione particolare dell'amministrazione di allora, e poi nel tempo, allora c'era il Comitato Manifestazioni Torinesi che organizzò i primi carnevali, facevamo anche un anno il Carnevale Granata, che era legato molto alla squadra cittadina, e poi nacquero dei carnevali nei quartieri. Allora c'era anche l'entusiasmo che portava a costruire
i mascheroni e alcuni carri nelle zone periferiche, che poi si è persa purtroppo. E poi diciamo che il Carnevale di Torino, grazie all'Agis Anesv, che è l'ente diciamo, che organizza gli spettacoli viaggianti, che è una parte importantissima, anzi è la base diciamo, dell'attuale Carnevale, quindi il Luna Park della Pellerina ormai è la tradizione, quindi 150 mestieri che ne fanno, mestieri e attrazioni che ne fanno il Luna Park più grande d'Italia, insieme alla Fiera di Vini, che anche se pur ridotta diciamo, è ancora diciamo allo spirito enogastronomico di allora, ecco, insieme a queste due realtà è ripreso diciamo la tradizione del Carnevale, però su un circuito sicuro, cioè ciò che fu fatto alcuni anni fa fu proprio quello di dire, visto che si riparte con le sfilate, facciamo in modo che vi sia l'aspetto sicurezza prioritario, cioè prima certo. Di altro pensiamo a questo, e quindi si è creato questo circuito della sfilata proprio attorno al Luna Park del Carnevale, quindi unire i vari aspetti del Carnevale, ma soprattutto fare in modo che chiunque sfila, carri, gruppi appiedati, lo facciano su delle arterie che sono molto ampie, peraltro partiamo davanti alla caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quindi siamo sotto gli occhi attenti anche. Non si può sgarrare. Non si può sgarrare, però abbiamo diciamo, questi corsi che sono molto ampi, per cui si può sfilare con una certa serenità, e ovviamente dopo gli ultimi sviluppi della sicurezza noi saremo particolarmente attenti, come tutti i Carnevale, a questo aspetto. Sicuramente la sicurezza. E allora abbiamo cominciato a presentare questi tre carnevali. Dopo una breve pausa pubblicitaria andremo proprio nel dettaglio sulla preparazione di questi eventi. A dopo. E allora, Carnevale, allora ripartiamo da Ivrea, Davide. Cioè, noi vediamo la parte terminale, quindi la battaglia delle arance, quello che avviene, diciamo così, nella settimana proprio topica del Carnevale. Ma quanta preparazione c'è dietro? Parecchia, perché oltre all'organismo della fondazione, che è quello che sta al di sopra di tutto, che tutela, che ha le funzioni di gestire e di prevedere a tutto quello che occorre per creare una continuità di questa manifestazione, beh, ogni componente, ogni squadra, e per componente intendo la parte storica, la parte ad esempio dello Stato Maggiore, l'Ordine della Mugnaia ad esempio, piuttosto che il gruppo storico dei Credendari, diciamo ogni componente parte da un anno all'altro per cercare di innanzitutto mantenere vivo lo spirito, la tradizione, e lo spirito è anche il fatto di socializzare, stare insieme, cercare degli appuntamenti che creino quello spirito di squadra, ma direi anche al di fuori delle squadre, prettamente degli arancieri, quello spirito di componente. Ma voi per esempio cosa fate? Cioè ogni settimana vi riunite? Tendenzialmente sì, ogni settimana vi è una riunione dove si parla, delle volte ecco magari quando si è lontano si parla un po' meno e si ride un po' di più. Diciamo che si fa il gruppo WhatsApp, giusto? Ma un gruppo WhatsApp è sempre una cosa particolare, perché con tutte le goliardate che partono si da rischia. Un gruppo, sì, si rischia di consumare la batteria dello smartphone senza far pubblicità. Certo. E quindi diciamo che si organizzano degli appuntamenti, come anche dal punto di vista enogastronomico, perché no, dei pranzi. Qui ad esempio la parte dei giorni di carnevale, nelle varie domeniche di carnevale, le fagiolate dei diversi rioni assumono sicuramente un aspetto molto importante, perché fa tradizione. Ecco, qui abbiamo gli alfieri con le varie bandiere. E poi, quanti sono le contrade, i rioni, come si chiamano? Perché allora, non vorrei sbagliare, se no mi picchiano. Diciamo, nella parte storica abbiamo i rioni, sì. Che sono all'incirca una decina. Adesso non vorrei dare il numero esatto per sbagliare, quindi adesso poi nel momento pubblicitario mi metto con l'abaco a contarli. Ed è la parte storica, diciamo, la componente storica, con ognuno due abba, cioè due bambini che rappresentano i capi della festa, in pieno
stile appunto antico. Poi abbiamo le componenti, diciamo le squadre delle arance, di arancieri, mm-hmm. e lì siamo una decina, dislocate nelle diverse piazze, piazza di città, piazza del Rondolino, il Borghetto, e poi quella dove è la nostra casa, piazza Ottinetti. Però abbiamo anche diciamo i carri che passano attraverso la piazza e sono delle squadrette, diciamo, anche insomma, quelle un sono gran numero di persone, assolutamente, cioè. Ci sono diverse componenti, e poi quest'anno dove abbiamo il problema che tutto è ristretto perché il carnevale arriva presto, è tutto concentrato, infatti a Ivrea è un'occasione di festa, ogni sera c'è un qualche cosa, un carro o piuttosto che un'altra. Domanda che giro a Italo, cioè è meglio che il carnevale sia presto o magari più avanti? Ma nel nostro caso noi non decidiamo la data perché viene decisa dal sistema carnevale, quindi viene decisa, diciamo, dall'AGI Sanesv, che è l'ente degli spettacoli viaggianti, perché loro devono posizionare con tutti i permessi eccetera il Luna Park con il comune. Quindi ecco, qui voglio ricordare che se il carnevale si fa bisogna dire grazie alle amministrazioni comunali di Torino, e quindi a questa amministrazione attuale che ha continuato nel percorso di quelle precedenti nel favorire una manifestazione che poi in verità è dedicata soprattutto ai bambini. Mm-hmm. Già in questi giorni vediamo bambini mascherati o in costume che girano per Torino perché loro sentono più di noi il carnevale. E quindi diciamo che prima o dopo per noi è sempre un dramma, non per la data in sé, perché il carnevale si fa una settimana prima o la settimana dopo la sfilata. Il problema è quello che si diceva già prima, che è concentrato in poche settimane, e il Piemonte è la regione italiana che ha più manifestazioni carnevalesche. Quindi è molto difficile mettere insieme i casting, tecnicamente chiamati, cioè i carri sono sempre possiamo gli stessi. Possiamo dire più manifestazioni, non tanto numeriche, ma di qualità? In Piemonte? Ecco, bisogna distinguere, lo dico proprio perché certo. Le proloco sono al di sopra delle parti perché sono poi fatte da volontari che amano il loro territorio. Nel mio caso io amo tutto il Torino, ovviamente, che ritengo la mia città di adozione, ma amo il Piemonte perché Torino deve essere per forza anche il Piemonte. Devo dire che il Piemonte innanzitutto è la regione più ricca di carnevali, e questo è un altro primato piemontese. Poi bisogna distinguere tra manifestazioni come le due qui presenti, che sono proprio storiche, proprio sono il carnevale, quello importante, perché Santià e Ivrea, pur con caratteristiche diverse, perché Santià è più simile al carnevale italiano tradizionale, Ivrea invece è molto particolare, una grande attrazione molto particolare che ha una sua identità. Ecco, loro sono i carnevali, quelli storici importanti, perché nel tempo hanno costruito anche un'immagine importante di richiamo turistico. Poi ci sono i carnevali come tutti gli altri, che sono carnevali voluti dalla popolazione locale, soprattutto, che sono, diciamo così, la tradizione. L'aspetto turistico ha meno valenza perché? Perché non si è ancora pensato a farlo diventare un sistema. Quindi è chiaro che dovremmo tutti imparare, Torino per prima, che il carnevale è anche un modo per fare turismo, perché in effetti la gente gira. Però per poter fare turismo, come si diceva con i colleghi prima, bisogna impostare un calendario, almeno degli eventi più importanti, perché sovrapporre i carnevali importanti sì, beh, questo è un rischio che poi è un rischio che c'è a dividere le forze. Bravissimo, ecco, e quindi delle volte le eccellenze che noi abbiamo in Piemonte si disperdono in tanti punti. Perché? Perché non è questione di soldi, i carri o i gruppi vanno dove c'è l'amicizia, c'è il rapporto, c'è il campanile amico, e quindi è chiaro che dividiamo le forze. Ma noi potremmo fare una questione di relazione, di relazione, bravissimo. E quindi è chiaro che il calendario ci penalizza un po'. Non è tanto la settimana prima o dopo, ma il fatto che sono tanti carnevali ogni domenica. La media sono, dicevo prima con i colleghi, la media è di 15-20 carnevali a domenica nel periodo. Non mancano le occasioni. Adesso non vorrei toglierti lo ius prime noctis che riguarda, però se dovessimo parlare di ius, in questo caso Santià sarebbe il primo? Santià sarebbe il primo, questo dicono le carte, questo dicono i documenti, e tant'è, parlando di preparazione, che praticamente a Santià si prepara il carnevale il giorno dopo che si fondamentalmente. Si vabbè, può dire ma è così sempre, per tutte le iniziative. Mai. Però dal punto di vista veramente operativo direi che da luglio e settembre proprio alla grande si è cominciato a lavorare, anche perché i numeri sono importanti, parliamo di 30 compagnie, parliamo di 2000 figuranti, quindi creare un sistema che sia sempre con la tradizione ma diverso e sempre accattivante, insomma bisogna lavorarci. Il fatto che sia corto, come si diceva, ci ha fatto correre,
però siamo pronti. E poi c'è anche la parte di preparazione prima, cioè noi, come penso tutti gli altri, andiamo ancora a raccogliere i soldi casa per casa, quindi cosa fanno a Santiago? Si fanno le pule. Quindi spieghiamole, cosa sono le pule? Le pule poi... si va nei cortili, con la banda, si canta e si chiede poi insomma una piccola sovvenzione, un piccolo obolo. In antichità invece del denaro si dava anche magari da mangiare, quindi la pula sarebbe poi la gallina, la gallinella fondamentalmente. Mm-hmm. E questa è una cosa che si fa tuttora ed è una delle cose più belle, non è semplice perché è riservata veramente ai santiatesi, però chi viene invitato a partecipare è un'occasione veramente particolare, una cosa che rimane in mente. Diciamo che a Santiago, come credo in tutti i carnevali, si fa molta baldoria, si mangia molto bene e si beve tanto. Questo nella preparazione, è molto importante. Acqua naturalmente, sì, è chiaro. Sì, perché il vino è tutto a Borgosesia, visto che loro fanno la manifestazione del Mercosquirot, che poi magari dopo ne parliamo. Ecco, c'è da dire che la preparazione porta ad avere degli importanti flussi turistici, come diceva giustamente prima Italo. Sono diventati ormai i carnevali un importante strumento di promozione del territorio e questo secondo me è il ritorno, no? Che è un ritorno proprio in termini di conoscenza, perché abbiamo visto che c'erano molte persone che chiaramente conoscono Santiago ma non la conoscevano fisicamente. Il fatto di venire per vedere il carnevale ha fatto sì che si scopra una cittadina non molto grande, non molto piccola, però con le sue eccellenze e le sue particolarità. E quindi questo secondo me è la cosa importante del carnevale, credo che succeda a Ivrea o anche negli altri posti. Dispiace che a Torino, dico che c'è Italo che insomma lo rappresenta, non ci sia un'anima un po' più forte e quindi... Però potrebbe trarre anche degli stimoli, insomma. Potrebbe trarre degli stimoli. Io invito tutti per vedere il nostro programma, però come si deve, no? Ad andare sul sito che è www.carnevalestorico. No, ma poi te lo facciamo anche presentare, non ti preoccupare, perché tanto abbiamo ancora spazio assolutamente da questo punto di vista. Quindi abbiamo visto una preparazione che viene comunque organizzata tutto l'anno. Quanto importante è anche l'allegoria, comincerei da... Noi tra squadre rivali, ecco, poi devo dire che per gli Scorpioni d'Arduino la vittoria di per sé avviene ogni carnevale, nel senso che stando insieme, vivendo l'esperienza, l'emozione di tutta una serie di piccole cerimonie anche interne alla squadra, ecco, si instaura sempre quel fascino per cui quando arriva il martedì sera e poi con la polenta e merluzzo del mercoledì, che diciamo mette la parola the end all'edizione, c'è sempre però dentro un qualche cosa che ti fa dire: beh, quest'anno a Carnevale ho vinto contro la noia, contro la solitudine e contro anche questa tendenza della società ad andare sui social. Siamo stati sociali senza computer. Una socialità in piazza, e con questo che è anche uno stimolo, ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo parlato di preparazione, di allegoria, abbiamo parlato di filosofia che sta alla base del carnevale, però adesso, al di là della filosofia spiccia, come diceva l'amico Davide, bisogna essere sociali, quindi bisogna andare in piazza. Allora, Italo, la tribuna a te per raccontarci effettivamente a Torino che cosa avviene quest'anno, magari dando anche date, iniziative e quelle che sono le chicche e le curiosità. Ecco, prendo al balzo ciò che diceva l'amico Gioia prima, per ricordare che il carnevale di queste località che storicamente fanno il carnevale è un carnevale a tutto tondo. In città, nelle grandi città soprattutto, è già più difficile anche proprio organizzare un carnevale per motivi di tradizione, sia motivi anche di sicurezza, perché i numeri che facciamo noi purtroppo sono, o per fortuna, sono numeri altissimi già di per sé, quindi facciamo conto che in una sfilata normale del carnevale nostro noi abbiamo 120.000-150.000 presenze come spettatori, quindi è molto complessa, diciamo, l'aspetto, il contorno, diciamo, l'organizzazione logistica. Non sono numeri di poco conto. Perché la città è inevitabile, cioè anche non facendo grandi cose, però tu hai subito numeri molto alti. Quindi c'è una differenza, infatti noi
a volte invidiamo i colleghi, diciamo, dei carnevali storici, perché loro hanno magari meno incombenze per questi aspetti, ma molta più soddisfazione, perché è un carnevale più vivo, più... Noi ci accontentiamo, diciamo, di fare carnevali in questo modo, che è meno ripagante dal punto di vista... Però stiamo cercando di portarci molto vicino, molto verso quella che è l'idea del carnevale, la carnevale, diciamo così, tradizionale. Quindi ci stiamo provando, e quindi Torino, per rispondere alla sua domanda, è un po' la passerella dei carnevali della regione, quindi il carnevale, la sfilata principale soprattutto, è praticamente una sfilata nella quale noi ospitiamo i carnevali del Piemonte, perché i gruppi, i carri soprattutto, vengono dai carnevali piemontesi, quindi noi facciamo proprio un carnevale di sintesi, un carnevale, diciamo, passerella degli altri carnevali. Ecco, ma questa sfilata di carri, che cioè, quindi c'è questa sfilata allegorica di carri, eccetera, vengono, cioè c'è un numero che voi mettete, che so, due che vengono da Borgosese, due che vengono da Strambino? Noi non facciamo una selezione preventiva, per noi sono tutte le località, noi andiamo a località, certo. Ogni località per noi è importante, quindi per noi Santiago o Ivrea, che sono i nostri amici, diciamo, per noi sono importanti come il piccolo carnevale, perché noi non possiamo comportarci diversamente, certo. Ovviamente noi speriamo sempre di avere chiaramente i carnevali, quelli storici, insieme a quelli che sono i carnevali che sono gli ultimi arrivati, di piccole località. Quindi diciamo che il nostro programma in cosa consiste? Il 28 di questo mese di gennaio c'è la sfilata di apertura, che è una sfilata di gruppi appiedati, bande musicali, gruppi in costume, con attenzione particolare alla Nuova Torino. La Nuova Torino è fatta di tante etnie, quindi noi ospitiamo anche molte formazioni che sono di provenienza, diciamo, di altri mondi, che portano il loro folklore, le loro tradizioni. Ma la sfilata dove? No, così diciamo anche i nostri. La sfilata si svolge, quella di apertura quest'anno, parte da Piazza Castello, percorre via Garibaldi, via San Donato e si porta poi al Luna Park del Carnevale, dove dà l'inaugurazione anche del Luna Park. Quindi domenica 28 c'è anche l'inaugurazione, in verità già il giorno prima è aperto il Luna Park, però l'inaugurazione ufficiale è il 28 con questa sfilata, che finisce poi al Luna Park e alla Fiera dei Vini. L'evento successivo è che la sfilata del Carlebet Turin è domenica 4 febbraio, con la sfilata dei gruppi appiedati, le bande, le maschere degli altri carnevali, è una selezione di carri, quindi noi possiamo far sfilare solo una selezione di carri, perché avendo circa 30 formazioni tra gruppi e carri che sfilano, non possiamo fare troppo tardi, perché noi blocchiamo in effetti tre corsi importanti della città. Il percorso del carnevale, della sfilata del carnevale, è Corso Regina, Corso Lecce e Corso Appio Claudio. Quindi noi iniziamo alle 15 la sfilata e entro, diciamo, le 18 dobbiamo terminare la sfilata, perché poi uno dei problemi logistici importanti di un carnevale così grande è la pulizia delle strade. Certo. Uno degli aspetti anche più costosi, perché oggi dover pulire le strade con i coriandoli è un costo, diciamo, molto elevato. E quindi diciamo che noi entro le 18 normalmente, anche per consentire poi agli spettatori, che ripeto sono mediamente 120-150.000 per sfilata, che possono andare anche poi, diciamo, nel Luna Park. Mi permetta, non voglio fare i conti in tasca, ma la pulizia delle strade poi spetta a voi come comitato? Purtroppo sì, quindi i costi elevati di un carnevale che non ha un budget, ecco, diciamo questo, che anche il budget è un budget, diciamo, che non è simile a quello dei carnevali storici, è un budget molto contenuto, che ha dei costi molto alti per la pulizia delle strade, per le assicurazioni che si devono fare e poi anche per tutti i servizi collegati, perché ci deve essere il servizio sicurezza, ci deve essere un servizio, diciamo, di assistenza sul percorso diciamo, sanitario. Quindi i costi, diciamo, accessori, la SIAE stessa è molto molto, ovviamente, ma per tutti i carnevali è importante. Beh, e quindi c'è un costo elevato. E dicevo, chi sfila rappresenta un po' i carnevali del Piemonte. Quindi noi invitiamo tutti i carnevali a sfilare. Non facciamo una selezione preventiva. Per noi il grande carro, il piccolo carro sono importanti allo stesso modo. Perché, ripeto, vogliamo che sia un po' un modo per consentire a tutto il Piemonte di portarsi a Torino, che è la capitale, e di poter sfilare. Quindi 28 gennaio, 4 febbraio. 4 febbraio. Poi diciamo che l'11 di febbraio c'è la Carnival Street Parade, che è una tradizione nostra piemontese, ovvero il carnevale delle bande musicali. Facciamo sfilare le bande musicali e gruppi in costume, gruppi folcloristici, sempre partendo da Piazza Castello, via Garibaldi, via San Donato, fino a Luna Park del Carnevale, ed è praticamente una sfilata di gruppi appiedati e di bande musicali mascherate o in costume. Poi il 18 di febbraio c'è un'altra tradizione torinese, che è una stracittadina in bicicletta per i bambini delle scuole elementari, medie e famiglie, non competitiva, assolutamente gratuita, quindi tutti i bambini con i genitori possono venire, però mascherati, quindi questa è la caratteristica. Partiamo da Piazza Castello, sempre stesso percorso, arriviamo al Parco della Pellerina.
questo il 18. Poi abbiamo un appuntamento quest'anno che per noi è molto importante, perché noi andremo a Venezia il 12 di febbraio a rappresentare il Piemonte, quindi la Proloco di Torino ha avuto incarico di partecipare al Carnevale di Venezia in rappresentanza delle maschere piemontesi, quindi ci porteremo una carovana, certo, con le nostre maschere più tante maschere piemontesi, perché andiamo a rappresentare quest'anno il Piemonte a Venezia. Siamo 6 regioni, questa prima volta, poi ce ne saranno altre l'anno prossimo, e quindi andiamo in un carnevale che è storicissimo, perché il Carnevale di Venezia è uno di quelli proprio storici, andremo a rappresentare Piemonte, quindi coralmente, di Torino, anche qui capitale del Piemonte, che si porta le maschere che potranno partecipare, andiamo a Venezia. Questa è la chicca, diciamo, di quest'anno. Vito, insomma, sono tante manifestazioni. Direi che siamo sulla strada buona, ma qui, grazie al grande lavoro che fa la Proloco, che soprattutto dei volontari, bisogna dargliene atto, come un po' comunque in tutti i carnevali fondamentalmente. Certo. Anche noi, se è ora di parlare del nostro, abbiamo una bella, insomma, noi partiamo sabato 27 con l'antico rito della Salamata. Fondamentalmente nell'antichità si facevano sfilare i maiali, che erano quelli per cui poi vengono utilizzati quando c'è la fagiolata. Chiaramente adesso questo non si fa più, quindi ci sono delle maschere di carta pesca che rappresentano i maiali. Poi il 6 febbraio c'è la presentazione ufficiale delle maschere, con maschere che arrivano da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia. L'8 febbraio il Giovia Gras, quindi la sfilata la sera del Giovedì Grasso, dei tamburi, delle maschere, dove c'è anche una sorta di una preparazione, quindi un autofinanziamento. Quindi lì si mangia e il ricavato del mangiare va per finanziare le varie compagnie. E poi il sabato 10 c'è la parte del cerimoniale, con la consegna delle chiavi della città, con le maschere che ogni anno sono chiaramente diverse, e poi la domenica finalmente la sfilata, quella che piace tantissimo alle famiglie. Ecco, qui giustamente anche qui parliamo di un carnevale per le famiglie, ci sono veramente tanti tanti bambini, E la sfilata, beh, a fin dei conti è la loro festa, quindi c'è un circuito all'interno della città, la città viene chiusa totalmente, un circuito che è messo in sicurezza, che funziona molto molto bene. Quindi nel pomeriggio partono alle 14.30 le sfilate. Il lunedì c'è questa bellissima cosa della sfilata in notturna, ma la mattina, dicevo, dalle 5 si incominciano a mettere 150 pentoloni enormi e si fa questa grandissima fagiolata. Insisti molto su questa cosa del cibo e si vede che deve essere buono, posso dirlo, direi che secondo me... Oltre a essere buono, devi chiedere, è un'emozione, perché provate a immaginare questa batteria di 150 pentoloni lì dalla mattina a cuocere, con tutte le persone che aspettano fuori dalla piazza, anche loro con delle pentole, perché aspettano... tra virgolette, aspettano questa situazione per mangiare i fagioli. Poi non è vero, insomma, c'è il riso con i fagioli, la panissa, che è buonissima, di Santiago. Servita, dicevo, da 300 camerieri, 20.000 razioni, quindi parliamo di numeri imponenti, no? Quindi ci riempiamo un po' lo stomaco per arrivare poi alla sera. La sera c'è questo grande carnevale in notturna, che è veramente bello, perché da un punto di vista scenico vedere tutti questi carri illuminati e tutte queste persone, perché sono veramente tanti figuranti. Ma perché la scelta della notturna? Perché è un'emozione particolare? Perché è emozionante. Beh, si cercava di dare anche un qualcosa di diverso fondamentalmente, ed è emozionante, è bello, proprio dal punto di vista scenografico è veramente particolare e vale la pena di vederla. Il martedì abbiamo poi i giochi di Gianduia, quindi una serie di tradizionali giochi legati alla maschera che si svolgono intorno alle vie del centro, e poi abbiamo il terzo corso mascherato, quindi un'altra sfilata fondamentalmente, perché poi c'è chi non riesce a vedere la prima o la seconda, quindi diamo una terza possibilità. Chiaramente poi ci sono le premiazioni, quindi c'è al termine la proclamazione dei vincitori delle varie categorie. E chiudiamo martedì 13 con il tradizionale rogo del Babaciu, pupazzo che viene appeso in piazza Roma a una pira e poi insomma viene bruciato. Io invito veramente tutti a venirlo a vedere tutti i giorni, uno di questi giorni, perché è bellissimo. Sicuramente i nostri telespettatori non mancheranno, perché le proposte a questo punto, come potete vedere, sono molteplici. Mi sovviene una domanda particolare che giro a tutti e tre, ma visto che stiamo parlando di maschera, di mascheramento, di carri allegorici, eccetera, secondo voi quest'anno su cosa si punterà? Non mi dite politici, perché siamo in par condicio.
Ma allora, per quanto riguarda Santhià, c'è sempre un'ironia e una ricerca di quello che avviene, diciamo, in quell'anno. Quindi, se escludiamo. Legato molto al circuito cittadino oppure. No, legato in generale anche alle mode, eccetera, eccetera. Ad esempio, l'anno scorso la maschera della scimmia di Occidentale Scarma è stata una di quelle che, esempio, ha creato più. Il periodo era anche quello. Il periodo era quello, però ecco, si tiene. Lì chiaramente hanno corso, però si tiene conto molto di quello che succede nell'anno in Italia, fondamentalmente. Italo, secondo te cosa si punta? Quest'anno ci sono diversi così input, ma non ce n'è uno particolare. Io direi che quest'anno, se posso così fare una notazione, noi avremo la presenza di molte formazioni di comunità che ci sono a Torino straniere. Uh-huh. Il centro Sud America sarà molto ben rappresentato, non so se l'effetto Francesco, Papa Francesco, che, ma avremo tante formazioni di quelle nazioni del centro e sudamericane che sono molto dinamiche, hanno creato dei veri e propri gruppi di spettacolo, quindi loro il carnevale lo sentono molto più di noi. Allora non svegliamo altro, perché ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria.